Tom, il carro attrezzi. Buonasera, Tom. Ma che bell'albero di Natale! Wow, davvero bellissimo! Sembra che Tom non sia l'unico a decorare l'ambiente per Natale. Ciao Chuck, cosa stai facendo? Stai decorando le strade di Car City per il Natale? È quello che pensavo. Sembra che tu abbia fatto abbastanza qui. Passiamo ad un'altra strada, che ne pensi? Oh no, Chuck! Che succede? Sembrerebbe un guasto, Chuck. È proprio nel momento sbagliato. Dovevi decorare tutta la città prima di domani. Tom? Ehi, Tom! Chuck, l'autogru a cestello ha un guasto. Ha bisogno del tuo aiuto. Veloce, Tom! Chuck avrebbe da decorare tutta la città prima di domani mattina. Guarda, Chuck! Tom è qui per soccorrerti. Splendido! Ora al garage, Tom. Bene, che cosa si fa per primo, Tom? Il motore ha un aspetto strano, non è vero, Tom? Batterie! Ci sono molte batterie per un solo veicolo, non è vero, Tom? Guarda qui! Questo non è un serbatoio! Naturalmente, Tom! Chuck è una vettura elettrica! Non ha bisogno di carburante per funzionare, ma di energia elettrica! Purtroppo, Tom ha solo una presa di corrente, quindi prima dobbiamo scollegare le lucine di Natale. E ora inseriamo questa spina in modo che Chuck riceva un po' di energia. Ha funzionato, ragazzi! Davvero sorprendente! Ma certo, Chuck, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo tornare in città a finire di illuminare le strade per il Natale. Tom, ci stai ad aiutare Chuck anche in questa cosa? È semplicemente stupendo! Buon Natale a tutti, amici di Car City! Ciao ragazzi! Caspita, sembrate molto impegnati oggi! Cosa state facendo? Quindi state facendo dei biglietti da donare ai vostri papà per la festa del papà? Che
bello! Ma per favore siate prudenti con quelle forbici! Sono taglienti e possono essere pericolose! Oh no, Baby Tom, stai bene? Ecco perché dovresti stare attento con oggetti appuntiti. Va bene, Bobo. Ottima idea, Baby Matt. Va a chiedere a Tom di aiutarci. Baby Frank può stare qui con Baby Tom. Ciao, Tom. Stai ripulendo per la cena della festa del papà di stasera? Tom, Baby Tom è stato coinvolto in un incidente mentre era al parco giochi. Puoi venire? Non preoccuparti, sta bene. Ha solo bisogno che tu gli dia un'occhiata qui al garage, d'accordo? Ciao ragazzi, meno male che avete nascosto i biglietti. Così Tom non scoprirà che gli state facendo una sorpresa. Guardate, eccolo che arriva. Baby Tom, tuo padre si chiede come hai fatto a combinare tutto questo pasticcio. Comunque, Tom dice che hai una gomma a terra e una portiera danneggiata. Dobbiamo portarti al garage per ripararti. Si va al garage. Eccoci arrivati. Baby Tom, tuo padre dice che dobbiamo sostituire la tua portiera. Non c'è modo di aggiustarla. Quella sarà perfetta, Tom. Montiamola. Va meglio, Baby Tom? Ora occupiamoci di quella gomma a terra. Oh no, Tom dice che non ha pneumatici di scorta della tua misura. Dobbiamo improvvisare fino a quando gli arrivano. Cerotti! Grande idea! Fatto! Per ora possono andare. Ora dobbiamo solo rigonfiare la gomma. Aspetta un attimo, Baby Tom. Tuo padre ha qualcosa di speciale per te. Baby Tom, questo è uno speciale spray antiaderente. Con quello la roba non rimarrà più appiccicata sui tuoi vetri. Ora puoi andare, Baby Tom, ma ricorda, fa attenzione là fuori a non guidare più vicino a oggetti taglienti. Guarda, Baby Tom, ci sono i tuoi amici. Grazie per il tuo aiuto, Tom. Ciao, amici. Arrivederci alla prossima.
Tom, il carro attrezzi. Ehi, baby Frank, come stai oggi? Bacalabatta. Oh, capisco. Hai il raffreddore da fieno e i fiori primaverili ti fanno sternutire. Oh, wow, guarda che belle margherite. Ma non mi avvicinerei troppo se fossi in te, baby Frank. Oh, ops! Oh, ciao, baby Katie! Baby Frank stava solo annusando quelle belle margherite e si è ribaltato! Eh sì, baby Katie! Baby Frank avrà sicuramente rotto il suo specchietto retrovisore! Hai ragione, baby Katie. Di certo Tom il carro attrezzi saprà pensare a qualcosa per sistemare baby Frank. Ciao Tom. Ciao, baby Tom! Baby Frank ha bisogno del vostro aiuto! È scivolato e ha rotto lo specchietto retrovisore! Pensate di poterlo aiutare? Fantastico! Baby Frank sarà sollevato! Non preoccuparti, baby Frank! Tom è qui per rimorchiarti al garage e rimetterti a posto. Grazie dell'aiuto, baby Katie. Ci vediamo presto. Ok, Tom. Pensi che dovremmo procurare a baby Frank un nuovo specchietto retrovisore? Ok, bene. Fa la tua magia, Tom. Baby Frank è pronto per andare, Tom. Oh, mi chiedo che cosa avrà in mente Tom. Oh, wow! È un adesivo per paraurti per baby Frank. Che dolce! Ora puoi avere una margherita che non ti fa starnutire. Ok, baby Frank, penso che tu sia pronto per tornare a casa. Ciao, baby Katie. Cosa fai qui? Oh, una margherita per baby Frank! Non sono sicura che sia una così buona idea, baby Katie! Oh, capisco! Baby Frank è un fiore di plastica, quindi non ti farà starnutire! Beh, baby Frank, adesso hai ben due margherite! Grazie, baby Katie! È il tuo giorno fortunato, baby Frank! Attenta, baby Katie! Non vogliamo altri specchietti rotti per oggi! Grazie per tutto il tuo aiuto, Tom! Goditi il tuo nuovo specchietto, baby Frank! Tom,
il carro attrezzi. Ehi, Pickle, di cosa ti stai occupando oggi? Stai portando delle casse al cantiere? È fantastico! Ehi, guarda, c'è Jeremy il taxi! Ciao, Jeremy! Attenta, il semaforo è rosso! Sarà meglio fermarci e lasciarlo passare! Rallenta, Pickle! Qualcosa non va? Non riesci a rallentare? Oh no! Via dal passaggio, Jeremy! Oh no! Pickle, stai bene? Ci conviene chiedere aiuto a Tommy il carro attrezzi. Tom? Ehi, Tom! Pickle, il pick-up, ha bisogno del tuo aiuto. È con Jeremy, all'incrocio nei pressi del cantiere. Affrettati, Tom! Ci sei quasi! Ehi, hey, Pickle! Tom è arrivato ad aiutarti! Grazie per aver atteso con lei, Jeremy! Ora puoi andare! Adesso cerchiamo di trainare Pickle al garage e vediamo di ripararla! Qual è il problema, Tom? L'albero è d'intralcio? Oh no! Ok, cosa dobbiamo fare? Hai un'idea? Che cos'è? Hai intenzione di agganciarla da dietro? Grande idea! Bel lavoro! Trainiamo Pickle via dall'albero! Fantastico! Torniamo al garage! Ora, qual è il problema, Tom? Perché Pickle è andata a sbattere contro quell'albero? Pensi che ci sia un problema con i freni di Pickle? Oh no, faremo meglio ad aggiustarli subito. Che cosa dobbiamo fare per primo? Pickle ha bisogno di nuove pastiglie dei freni? Grande idea, Tom! Hai dei ricambi? Dove sono? Eccoli! Cominciamo togliendo la vecchia pastiglia. Perfetto! Adesso proviamo quella nuova. Ci sta? Fantastico! Come te la senti, Pickle? Tom, c'è qualcos'altro che Pickle potrebbe aver rotto nell'incidente? Di cosa si tratta? Ah, ecco! Il suo specchietto laterale deve essersi piegato quando ha colpito l'albero! Non preoccuparti, Pickle! Scommetto che Tom sa come risolvere il problema! Lì ci sono alcuni specchietti di ricambio. Scegli con attenzione, Tom. Quello è della misura giusta? Quello no? Sì, infatti, è troppo piccolo. Cosa ne dici di quello di mezzo? Perfetto! È proprio della dimensione giusta. Dobbiamo prima togliere lo specchietto retrovisore rotto? Giusta mossa! Ora vediamo se lo specchietto nuovo si adatta! Perfetto! Pickle è pronta per tornare al lavoro, Tom? Perché no? Oh no! La carrozzeria di Pickle è ammaccata! Sai come metterla a posto, Tom? Grande! Cosa ci serve? Una ventosa? Buona idea, Tom! Vediamo se funziona!
te ha funzionato benissimo. Ottimo lavoro. Cosa ne pensi, Pickle? Oh. Fantastico, Tom. Pickle sembra nuova di zecca e ora può tornare al lavoro. Ciao, Pickle. Ciao, Tom. A presto.